piano piano rispettando la distanza, eh? Eccoci qua. E un attimo solo. Signori, signori, no, tutti insieme così, no, bisogna mantenere le distanze gentilmente. Tornando comunque indietro, un metro di distanza, uno dall'altro. Tra la paura e Raffaello scelgo Raffaello, perché Raffaello posso vederlo da vicino a 20 centimetri, 30 centimetri, mentre col virus mi allontano almeno a un metro e mezzo. Abbiamo fatto un calcolo per capire quante persone possono entrare nelle scuderie contemporaneamente rispettando il principio del metro lineare. Una volta ottenuto questo risultato l'abbiamo dimezzato, perché ovviamente la teoria è una cosa e poi la prassi e il movimento dei visitatori è un altro. Stiamo gestendo la cosa così con 25 persone che stanno assistendo il pubblico in continuazione da stamattina. Chiediamo al pubblico ovviamente pazienza e chiediamo al pubblico anche di prenotare possibilmente, perché questo ci consente di gestire con maggiore ordine la situazione. La cosa interessante che si può però vedere in questo momento è che in un momento in cui in Italia forse è tutto vuoto, mi dicono che sono vuoti gli aerei, che sono vuoti i treni, che sono vuoti i ristoranti, la risposta del pubblico di oggi alle scuderie del Quirinale, numeroso, paziente, interessato, entusiasta, forse ci dice che la cultura è una dinamo dalle caratteristiche particolari che continua a funzionare. Oggi per lo più sono italiani, probabilmente anche per la difficoltà dei viaggi in questo momento, ma in realtà noi abbiamo avuto prenotazioni da tutta Europa. Vince Raffaello, sempre ha vinto Raffaello, in tutta la storia dell'arte sempre ha vinto Raffaello. Poi coronavirus, basta seguire le semplici istruzioni, no? Almeno un metro di distanza, non ci tocchiamo e quindi andiamo a vedere Raffaello. L'arte supera tutto. Mi hanno tolto l'auditorium, che stasera avevo un bel concerto, allora ho detto devo andare a vivere da qualche parte, quindi sono venuta qua, banalmente. Questo, non si può campare con l'orrore, con la paura e basta. Cioè, la peggiore paura è la paura, quindi. Penso che l'arte possa sconfiggere questo tipo di paure, dai. Vediamo se scade prima la mostra o prima il virus, quindi. Però. La mostra scade di sicuro, il virus non sappiamo quando finisce, quindi vale la pena correre qui a guardare. Ho parlato con i miei amici italiani e ci hanno detto che non c'era tanta paura, c'era piuttosto allarmismo. E noi che abitiamo in una città di tanti turisti, Orlando, vogliamo vedere Roma senza turisti. Ecco. Eccoci il Raffaello, speriamo di poter godere di questa esposizione meravigliosa. Speriamo che non ci sia una quarantena, ma meglio in quarantena in Italia di che in quarantena in Orlando. Un mondo in cui ormai tutto, dall'aria che si respira al coronavirus e quant'altro, siamo bombardati di ansie e di angosce, bisogna nutrire lo spirito, in qualche modo bisogna nutrirlo. Perché a volte si muore pur restando vivi e non accorgendosene assolutamente.